La qualità del vino ormai è un prerequisito base per stare sul mercato. Fare comunicazione e promozione tra web, social e fiere che siano B2B rivolte solo al business o anche B2C aperte ai wine lover, d'altro canto è fondamentale per tutte quelle aziende che vogliono far crescere il proprio brand, affermarlo e migliorare il loro posizionamento sul mercato. Del resto ci sarà pure un motivo se sotto al macro cappello di promozione e comunicazione le aziende più affermate investono dal 2 al 10% del loro bilancio, con punte anche superiori per qualche caso. Eppure in un mondo in cui tutto cambia e in cui gli strumenti di contatto con trade e consumatori, anche grazie alla tecnologia, ormai sono innumerevoli, anche le fiere si adattano, cambiano ed evolvono. Cosa chiede un piccolo produttore di vino ad una organizzazione fieristica? Siamo a Bologna e lo abbiamo chiesto ai produttori che partecipano alla Slow Wine Fair. Bologna sta costruendo un hub per i piccoli produttori di vino e quindi ha messo insieme il Sana, il mercato dei vignaioli indipendenti della FIVI e appunto Slow Wine Fair. Il produttore chiede degli incontri diversi da quelli che fa normalmente, quindi o in altre occasioni analoghe o nella propria normale attività, quindi come dire ottimizzare gli incontri, quindi sia per qualità che per provenienza che per scopo. Mi sembra che questa fiera sta andando in questa direzione, con un giusto mix tra cliente e operatore, con target anche che ha una certa sensibilità agli argomenti di slow food e quindi gli argomenti anche dalla parte agricola e enologica di slow food, che sono molto coerenti per esempio con quello che noi facciamo da tanto tempo. E quindi siamo decisamente soddisfatti. Tante cose avevamo seppellito dopo il Covid, di relazioni, di modalità di lavoro e di tante cose. In realtà qualche piccolo aggiustamento c'è stato, ma tante altre cose sono tornate, tra queste le fiere, tra queste le possibilità, la necessità di incontrare le persone dei visu, di scambiare con gli altri produttori, con i media, le nostre esperienze, le nostre cose, per cui va bene virtuale ma a piccole dosi. Incontrare le persone di cui ha bisogno, italiane, straniere, per cui insomma poter definire, poter limitare, delimitare un po' il pubblico, non avere il grande pubblico generale, d'altronde ci ricordiamo, no? Verona, i tempi in cui c'era tanto pubblico, aumentarono poi il prezzo del biglietto proprio per selezionare. Per cui un approccio selettivo, ecco, chiediamo agli enti fieristici. Non userei il termine esclusivo, ma userei il termine magari tematico. Questa è una fiera tematica. Raggruppa un certo profilo di consumatori e operatori che vanno in una certa direzione, che sono sensibili a degli argomenti molto precisi. Questo credo che potrebbe essere per aree geografiche, ma comunque ecco, più focalizzati, non delle grandi fiere generali. Magari dove non c'è solo il buyer o l'operatore, ma anche l'appassionato ed il collezionista? Spesso queste divisioni, insomma, B2B o B2C, insomma, non sono così chiare, per cui sì, aperte anche ai collezionisti, anche agli appassionati. Ma in futuro, secondo lei, potremo fare a meno delle fiere? Certo, il Covid ci ha fatto pensare. Non aver avuto le fiere da Provine a Vinitaly per 2 anni, no, credo di no. Non credo che potremo fare a meno delle fiere, perché 2 anni così di Covid siamo sopravvissuti per abbrivio. Ma poi ci vuole l'occasione di incontrarsi, sedersi intorno a un tavolo, puoi fare tante riunioni virtuali, ma non è mai come stringersi la mano davvero. Ma un piccolo produttore e una grande realtà hanno le stesse esigenze in una fiera? Non proprio, non credo. Credo che il grande produttore
partecipa più che altro per quella, come ci diciamo spesso tra di noi, non possiamo non esserci a questa manifestazione. C'è una manifestazione su una certa denominazione di un vino, non può un certo produttore non essere presente, anche se non gli serve, anche se ha già venduto tutte le bottiglie, ci deve essere per visibilità. Per cui i grandi probabilmente lo fanno per quello, e i piccoli invece sono alla ricerca del contatto che non hanno. Per un piccolo produttore ha una struttura fieristica, oggi si chiede di essere, diciamo, con meno fronzoli e molta più concentrazione su quella che è l'essenza della manifestazione, quindi creare relazioni commerciali e relazioni col pubblico competente, quindi avere una struttura che aiuti e che agevoli il punto di contatto tra i distributori, gli importatori, la clientela business e volendo anche la clientela di privati qualificati, cercando di essere meno ricchi, diciamo, di orpelli inutili. Oggi penso che situazioni fieristiche anche come questa possono avere più successo perché sono un po' più no frills, come si dice, rispetto a un Vinitaly stesso che sta diventando una fiera estremamente impegnativa, e hanno iniziato anche a mettere su queste piattaforme di matching tra chi espone e chi viene in visita, che sono estremamente interessanti perché ti consentono di fare già un pre-lavoro prima della fiera per cercare di capire chi possa avere interessi o no rispetto ai tuoi prodotti. Questa è una cosa che si sta muovendo, Vinitaly per dire non la sta ancora facendo, non c'è una piattaforma così ben strutturata. Penso che questo sia un po' un futuro anche delle organizzazioni fieristiche, il facilitare i contatti business degli operatori e poi cercare di essere, appunto, non con troppi orpelli, non con necessità di stand faraonici e super costosi, ma andare un po' all'essenza di quello che è il concetto della fiera, cioè un incontro commerciale, un incontro per iniziare a costruire relazioni da poi sviluppare negli anni a seguire. Ma per i piccoli produttori, dunque, cosa diventano le grandi fiere rispetto a quelle più a loro misura? Le grandi fiere rischiano di essere grandi fiere, grandi costi, senza riuscire poi a massimizzare questi costi nella presenza in fiera. Perché vediamo in tante situazioni che i costi sono molto importanti, ti manca tutta una piattaforma di supporto magari per cercare di ottimizzare queste cose, arrivare a contattare il cliente che arriva, riuscire a fare un planning degli appuntamenti. Quindi può essere che per piccoli produttori diventa sempre meno interessante investire cifre così importanti sulle grandi fiere, perché anche per un'azienda piccola, insomma, uno stand minimo ha degli impatti molto grossi, quindi può convenire fare magari più manifestazioni contenute come questa che ti consentono di massimizzare il numero di contatti sul costo che hai della fiera. Ma come selezionare le fiere giuste per un'azienda? Un produttore piccolo, medio piccolo come siamo noi, in una fiera essenzialmente cerca contatti sia professionali, perciò con operatori del settore italiani e esteri, ma anche contatti con wine lover, che comunque sono poi i consumatori finali delle nostre bottiglie. Alla Slow Wine Fair ci vengo convinto perché i contatti qui sono di qualità. È evidente che poi anche l'aspetto immagine, tipo quello che ci regalate voi, ha un valore, perché ovviamente sono delle vetrine che aiutano produttori piccoli che non hanno possibilità di investimenti importanti per farsi vedere, farsi conoscere e perciò arrivare a molte persone. Questo è quello che cerchiamo quando veniamo a questi eventi. Ma come selezionare le fiere giuste per un'azienda? Non è facile, è evidente che devi andare a cercare quelle che hanno un costo-beneficio più giusto, perché noi non ne facciamo tante, proprio perché non abbiamo capacità di investimento infinite, però ne facciamo poche. Slow Wine è una di quelle, l'altra che facciamo è Vinitaly, perché ci consentono di avere contatti importanti, perché a queste fiere gli operatori principali partecipano. E se non ci sei, rischi di perdere delle opportunità. Le vorremmo fare tutte, ma non è possibile. Incontrare persone nuove. La cosa bella di Slow Wine lo scorso anno è stato un pubblico molto giovanile. Essendo che noi siamo giovani, vogliamo conoscere chi berrà vino in futuro e
e quindi le nuove generazioni. I soliti noti sono importanti che ci siano, però la cosa bella sono anche le novità e il mondo del vino ha anche bisogno di questo. Un piccolo produttore partecipa a una manifestazione come questa di Slow Wine per una serie di ragioni. Innanzitutto, ecco, per metterci la faccia, quindi per raccontare la propria azienda di persona ai nostri clienti, agli appassionati del vino artigiano e diciamo con la speranza di cementificare i rapporti già esistenti, ma soprattutto costruirne di nuovi. Eventi come questi servono, ecco, a raccontare un territorio attraverso i nostri vini, serve ancora a far conoscere la realtà che interpreta quel territorio e questo sostanzialmente quello che ci aspettiamo, il motivo per il quale siamo dietro questo banchetto. Di fiere negli anni, per esempio, parlo di me, per la mia esperienza ne ho fatte tante. Col tempo diciamo, si affina un po' il tiro, quindi si capisce se la fiera ospita piccole realtà, grandi realtà, se le tiene entrambe insieme, quindi si cerca con l'esperienza di capire, intercettare quelle che funzionano meglio in base, ecco, alle necessità e alle caratteristiche della propria di azienda. Ne ho fatte alcune che non rifarei, ne ho fatte tante altre che continuiamo comunque a fare. Siamo una piccola azienda e ovviamente noi crediamo col prodotto che facciamo, con l'idea del nostro territorio, che è un territorio per fortuna ancora a misura d'uomo, si cerca una fiera a misura d'uomo, qualcosa che sia nella gestione, nell'organizzazione, cioè anche solo vedere il personale o gli assistenti che sono tutti gentili, disponibili, eccetera, questo è già un fattore. Che sia centrale, direi che la location è centrale. Perché questa e non un'altra? Ma allora, io penso che le fiere che diventano troppo inflazionate sicuramente poi fanno registrare delle grandi affluenze, dei grandi numeri che danno sicuramente un appagamento per chi li organizza. Sicuramente bisogna poi cercare di mantenere il target di visitatori, perché secondo me è importante che ci siano gli operatori, che abbiano il loro spazio, che possono essere seguiti come si deve, quindi che arrivino gli operatori di tutte le origini, anche il consumatore finale che è veramente convinto, quindi anche selezionare in modo che il consumatore finale che viene in fiera perché si fa un'idea del prodotto e riesce a trovarlo, che possa degustare anche lui nella situazione direi agevole, piacevole e confortevole. E un altro aspetto, costi-benefici. Direi che questa è forse una delle cose importanti, anche perché ormai fiere, cioè, vediamo che se ne propongono un mucchio, di conseguenza bisogna scegliere, bisogna cercare di non inflazionare le fiere, ma farle bene. Anche per noi diventano un impegno, al di là del costo, anche del tempo, eccetera. E quindi per noi è importante che sia quello che si dice ormai su tutto, tante volte anche magari senza pensare al significato, il rapporto qualità-prezzo, che però non deve essere sul prezzo, che quindi la qualità la fa il prezzo basso, deve essere una buona qualità al prezzo giusto. Cosa chiediamo? Probabilmente un sapere chi viene intanto, sapere chi potrebbero essere i clienti che vengono, più enotocari, più ristoratori, chiaramente il pubblico privato ci vuole, ma cambia un po' la vita quando si fa delle piccole fiere locali, quello va benissimo, ma non dipende dalla vendita che si fa nella zona. La ragione per cui io vado a fare le fiere è perché imparo anche dagli altri produttori, cioè vado, assaggio, avere forse un momento di scambio fra produttori dove si assaggiano i vini degli altri, dove si mangia, si può fare due chiacchiere, senza avere la pressione di vendere per forza o avere il cliente attaccato ai pantaloni. Per cui dovrebbe essere più un momento di scambio per noi, chiaramente poi ci vogliono i clienti, ci vogliono, devi tornare a casa e aver venduto quello che è. Mi piacciono molto le fiere mercato, dove chi beve il tuo vino, se apprezza, lo può comprare. Questa è una cosa che funziona sempre molto bene. E quindi come scegliere la fiera giusta? Secondo me è
con un, più che altro è con un gruppo di produttori che parlano un po' la tua lingua, cioè magari vini naturali, magari vini di, di una certa regione, di una certa zona, o produttori che, insomma, con cui ti trovi e c'è una sintonia, perché poi alla fine i nostri clienti sono abbastanza, insomma, sono selezionati, stanno in gruppi ben, ben precisi, dove, insomma, vai a una fiera, sei un po' un pesce fuor d'acqua e magari vai da altre e sei ben accolto. Per cui si stanno cominciando a distinguere molto tecnicamente le fiere. Per cui penso che la cosa importante è scegliere una fiera che faccia parte del tuo essere vignaiolo, di come ti comporti, di come ti approcci al vino. Quindi fiere distintive sono un aspetto importante? Sì, secondo me è molto importante. Adesso è raro trovare una fiera dove che non ti dà servizi. Chiaro, la parte, insomma, fiera organizzata bene, glassette, sputacchiere, queste cose qua sono fondamentali. Che ci sia spazio, che ci sia parcheggi. Poi ci si adatta. E le grandi fiere? Comincio a pensare che non siano più utili. Per esempio Vinitaly, secondo me, un momento di festa, e quello deve rimanere, la tratto in quel modo lì. Cioè, il mio importatore ci parlo praticamente tutti i giorni, lo vedo in faccia tutti i giorni, nel senso non è più come prima dove si facevano gli ordini in fiera, è un momento dove vai a rincontrare la gente, ma non è quel posto dove vendi quantità industriali di vino. Il mondo che frequento io è un mondo piccolo dove hai una clientela di sartoria, cioè cerchi il tuo cliente, cerchi il tuo ristorante dove ti piace andare a mangiare, dove, e non è più una caccia all'importatore. Penso che dobbiamo fare il contrario ora, loro devono venirci a trovare in azienda e non più noi alle fiere, perché non è più quello, poi alla fine l'esperienza che loro fanno a casa nostra è unica. Si potrà fare a meno delle fiere in futuro? Io penso di sì, penso che potremo benissimo fare a meno delle fiere. Non so se succederà, ma ne possiamo fare a meno, nel senso la tecnologia ci sta portando ad avere un contatto diretto, costante, giornaliero con chi è il nostro cliente. Per cui la logistica è ancora più semplice, per cui se uno vuole assaggiare la bottiglia, alla fine mi costa meno mandarle che fare le fiere, anche perché poi vai in fiera, fai assaggiare i vini, come arrivano a casa ti dicono: mi manderesti una campionatura? E ti viene a dire: ma scusa, in fiera cos'è che hai fatto? Cosa hai assaggiato? Le fiere devono diventare tecniche, non so, ogni tanto mi capita di avere la fortuna di andare a fare delle fiere in Francia, non so, la gente prende appunti, è più, forse anche più preparata. Se le fiere diventano un posto dove si fa cultura del vino, allora ha senso. Cosa chiede un piccolo produttore a un ente fieristico che ospita un evento così? Chiede la possibilità di avere un servizio, no? Perché essendo un lavoro questo che stiamo facendo, più le condizioni lo favoriscono, meglio è. Che vanno dai parcheggi ai servizi, agli spazi, la wifi, eccetera. Tutte le cose che rendono migliore il lavoro che devi fare. Poi quando il target, diciamo così, è più che altro rivolto ad aziende piccole o medio piccole, come qua a Slow Wine abbiamo sicuramente un'attenzione maggiore rispetto alle peculiarità che differenziano le varie aziende. Mi spiego? Siamo tutti qui per ognuno in libertà e ognuno a fare la propria storia, però penso che le grandi realtà abbiano bisogno di servizi di un certo tipo, che a volte sono gli stessi, a volte sono diversi da quelli di una realtà più piccola. Quindi per noi è molto importante ad esempio il contatto con il pubblico, quindi che gli spazi siano adeguati in questo senso è decisivo, non appena per stringere contratti, ma per avere una relazione umana con chi poi il vino lo può raccontare al posto nostro, se è un cliente, se è un'enoteca, un ristoratore, eccetera, o il cliente finale, che quando incontra chi ha fatto quel,
quel bicchiere di vino, forse c'è più possibilità di stringere un'alleanza. Ecco, forse le piccole realtà hanno più bisogno di stringere alleanze tra loro, il che non è scontato, e con gli utenti delle fiere. Le collettive in fiera per i piccoli produttori sono momenti sempre utili e importanti, vanno finalizzati meglio, nel senso che bisogna favorire momenti di incontro con i cittadini, con il pubblico, con gli appassionati del settore, perché comunicare il vino è sempre un momento positivo. Però, soprattutto adesso, da solo non basta. Occorre che ci siano spazi di questo tipo, ma rafforzare sempre di più anche la capacità di far incontrare la domanda con l'offerta, e quindi un B2B un pochino più, diciamo, rafforzato, soprattutto anche con una organizzazione da parte dell'ente fieristico che sappia indirizzare e sappia anche, rispetto alle domande che emergono, riuscire a organizzare una presenza un po' per tutti i produttori, ecco, anche per quei piccoli produttori che magari sono anche un po' meno conosciuti, oppure ci sono tanti giovani che arrivano ora e hanno bisogno anche di essere, come dire, fatti conoscere. Per cui c'è bisogno di questo tipo di lavoro, che è sicuramente un passo in avanti rispetto alla tradizione fieristica fino ad oggi. Quindi una sorta di fiera tailor-made? Sì, cioè qualcosa che, diciamo, parta un po' dalle esperienze fatte anche fino ad oggi, ma riesca a fare questo passo in avanti, perché molto spesso, come dire, sono momenti di scambio, confronto, che portano sempre dei risultati nel tempo, ma c'è bisogno anche di portare rapporti commerciali veri e propri. Insomma, noi abbiamo alcune esperienze, noi facciamo un evento organizzato dalla Regione Toscana, By Wine, perché alla fine portiamo a casa, ogni volta che partecipiamo, dei nuovi rapporti commerciali che portano a un risultato anche di vendite. Ed è oggettivamente un prezzo giusto a cui anche i piccoli produttori possono aderire, e soprattutto c'è sempre un'organizzazione molto finalizzata che riesce a coprire un po' tutti i produttori. Ecco, e questo è un... Poi ci vogliono anche strumenti innovativi, perché ad esempio per i piccoli produttori collegarsi anche con piattaforme che poi favoriscono circuiti turistici, degustazioni in cantina, perché questo è un altro aspetto in cui i piccoli produttori riescono veramente a fare economia per la propria cantina. In futuro si potrà fare a meno delle fiere? Io penso di no, ecco. La fiera da sola magari va integrata anche con altri strumenti, le fiere vanno, diciamo, fatte evolvere rispetto alle domande innovative che ci sono, perché, però è sempre un momento di lavoro importante, questo non si possono più fare a caso, cioè gli va dato proprio anche un target di riferimento che attragga dei buyer specifici per quel tipo di e anche un'organizzazione conseguente a questo, perché le grandi aziende, i grandi marchi hanno tutti gli strumenti per fare da soli, ecco. Invece, come dire, i piccoli e medi produttori hanno bisogno anche di organizzazione molto, molto forte, e le fiere possono avere un ruolo importante per questo.